ricchezza, fama, potere. Ci fu un uomo che ebbe tutto questo. Quell'uomo era Domenico Stiva, per alcuni considerato un prode guerriero, per altri un saggio incantatore, per molti un idiota. Quest'uomo aveva vagato per l'interregno anni e anni, aveva falcidiato divinità, ucciso empirei, sconfitto presenze aliene in grado di manipolare gli eventi dell'interregno, e ora si era ritirato. Aveva conosciuto questa comunità di rospi rossastri che veneravano questa statua e, senza motivo preciso, Domenico aveva deciso di diventare il suo cosplay. Naturalmente si era anche fatto crescere i rasta, era diventato un po' fricchettone, e sul suo corpo c'erano le cicatrici, le ferite, le bruciature di mille battaglie di cui non ricordava più nulla. Perché sì, Domenico, nei suoi anni a vagare per l'interregno in lungo e largo, aveva dimenticato tutto, aveva preso una botta in testa e ora non rimembrava più niente di ciò che era accaduto durante le sue precedenti peripezie, durante le sue avventure. Ovviamente questo non è assolutamente un comodo escamotage del narratore che non ha approfondito la lore e non ha fatto i compiti a casa, ma l'unica cosa che sapeva Domenico era che doveva recarsi là sopra, in cima a quell'altura, perché sentiva di essere quasi richiamato. Si ricordava di essere già stato qui, questo senz'altro, ma non sapeva perché, per cosa, per come. E quindi, nudo, provvisto solo di scudo e spada, avrebbe seguito quel richiamo, quella voce che, ammaliatrice, lo conduceva sempre più verso di sé. E dunque, abbandonata e salutata la sua congrega di amici, abbandonato il culto di cui senza alcun motivo si era infatuato, avrebbe peregrinato un'altra volta, un ultimo viaggio, un nuovo capitolo della sua storia. Qua, sulle sponde del fiume Sofra, là dove le braccia ardenti cadono, senza colpo ferire al nostro Domenico, ormai diventato coriaceo, caparbio e imperturbabile, ma sempre pavido. Le colonne si ergevano come un pantheon, il cielo stellato era affascinante come sempre. Ricordava che questa era l'arena, il luogo di scontro con un sacerdote, qualcosa del genere, qualcuno che voleva praticare la comunione del sangue. Un nome gli sovveniva alla mente. Mog? È giunto il tempo. Domenico, ragazzi, ragazze, welcome back. Sono Stiva, sconosciuto come il Merovingio sul web, e ci apprestiamo a iniziare il DLC di Elden Ring in compagnia di colui che ha padroneggiato la tecnica del vigliacco fino a farla diventare un'arte. Domenico Stiva, l'eroe che non ci meritiamo e manco di cui avevamo bisogno. Questa musica. Eccolo lì, il bozzolo di Michella. Questa cosa ce la ricordiamo perché ne hanno parlato in lungo e in largo. Michella, figlio di Marika e Radagon, fratello di Malenia, The Sword of Michella, non a caso. Queste cose me le ricordo. In realtà ho letto qualcosina prima di
registrare questo video, ho scoperto che la trama di Elden Ring è veramente una bomba, però di roleplay facciamo che Domenico non sa nulla, perché altrimenti penso che sia abbastanza difficile per me raccapezzarmi comunque in tutte le informazioni che troveremo disseminate nel DLC, per cui vale la premessa che vi ho fatto sul personaggio. Ad ogni modo, Michella, se non sbaglio, era costretto a rimanere eternamente infante, a rimanere bambino. Mog l'aveva rapito, rinchiuso in questo bozzolo, voleva fare un rituale forse per ergerlo al di sopra degli altri dei una volta che questi fosse cresciuto, ma il rituale non ha mai funzionato e lui è rimasto all'interno di quest'uovo, di questo involucro ragnateloso. E qua abbiamo un NPC. Ok, allora, riposiamo nel luogo di grazia. È anche il caso di darvi magari qualche informazione sul mio personaggio. Domenico, al momento, se non sbaglio, com'è che, mamma mia, non ricordo niente dei tasti. Ok, è di livello 166, ha caratteristiche abbastanza equilibrate, essendo notoriamente un vigliacco, ha pompato il più possibile vitalità in modo da incassare quanti più danni. Mente 35, ricordiamoci che c'è anche, che ha anche delle capacità da caster, è un incantatore con diversi incantesimi, è temprato 30, forza 30, quindi abbastanza bilanciato per quel che riguarda queste caratteristiche, poca destrezza 20, ma tantissima intelligenza 75, che è ciò che gli permette di lanciare le magie più efficaci e potenti. Per quanto riguarda l'armatura, direi che ora è il caso di vestirci. Io, se non sbaglio, indossavo questa, quindi la corazza da esule alterata e tutti gli altri pezzi del relativo set. Ok, perfetti. Per ora andremo senza elmo, ragazzi. Per ora andremo senza elmo. Ok, perché se non sbaglio non c'è la possibilità, dovrebbe essere, ah, questo elmo da cavaliere esule alterato, di fare in modo che anche equipaggiato non si veda. No, no, non c'è questa finezza nel The Ring. E quindi per ora andremo così. Ok, Domenico, che ne dici? Poi, vediamo un po'. Madonna, non mi ricordavo neanche ci fosse la possibilità di creare gli oggetti. Oggetti mai utilizzati in tutto il gioco. Probabilmente frecce. Ok, ok, va bene. Mamma mia, ragazzi, sarà veramente dura. Sono quanti anni? Un paio che non tocco il The Ring? Lo giocammo al day one in live. A proposito, non farò live per ora su questo gioco. Questo sarà un primo episodio introduttivo. Vedrò se farle successivamente, perché purtroppo il tempo per le live per me è risicato. Devo registrare nei buchi che ho durante le giornate, anche ad orari improponibili, quindi non avrebbe senso fare live. Inoltre ho la webcam, quella di PS5, che non viene letta da PS5. Non so se è per via di un aggiornamento, se mi si è rotta, se non legge bene, non lo so, non ho idea. Anzi, se magari qualcuno di voi ne sa qualcosa, se magari giusto a seguito di un aggiornamento è normale che la camera di PlayStation smetta di funzionare, fatto sta che Sony non mi permette di attaccare altre cam, tipo quella che uso per il PC, e quindi, vabbè, qualora dovessi fare le live, per il momento sarebbero prive di facecam, poi vediamo. Ad ogni modo, per ora andiamo così e parliamo con l'NPC che è comparso in questo luogo. Non ho la più pallida idea di chi possa essere. Were you guided here by kindly? Ah, quindi era di Michella il richiamo. And like you, I was guided by faith along fede. Io non userei quella parola con Domenico. And you too will be transported to the realm of shadow where Michella the kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Michella's call. Tuoi compagni. If you can find them, they are certain to lend you aid. Vi ricordo, ragazzi, che Domenico è un senza Dio, quindi è un senza fede. Aveva trovato un culto a cui aveva provato a appoggiarsi, che è quello di questo signore qua, ma tutto sommato aveva capito che non faceva per lui. Effettivamente Domenico di roleplay anela a credere in qualcosa, cioè lui in realtà vorrebbe avere fede, per questo che anche durante la campagna principale si è avvicinato a tanti personaggi che credevano in vari dei, ma poi è finito per ammazzare più dei che a servirsene, quindi è fatto così, ragazzi.
Parliamoci ancora. Touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. Va bene. Speriamo. Ci ritroveremo presto. Tocca il braccio avvizzito. Facciamo. Raggiungere il regno dell'ombra. Oh yes. Cutscene. Ah no, proprio così. Io un filmatino ce l'avrei messo, giusto per dare solennità al momento, ma non importa. Ok. Subito mappa. E ovviamente non c'è nulla. È un'area totalmente nuova da esplorare, quindi immagino dovremo trovare anche i frammenti di mappa per poterci avventurare con più consapevolezza all'interno di questo ambiente. Minchia. Fa sempre effetto, eh? Fa veramente sempre effetto. Sembra un po' i Campi Elisi, no? Dà un'idea di al di là di Oltretomba. Saranno anche queste lapidi in trasparenza. Ma sembra veramente di essere giunti negli inferi, forse no. Ovviamente in realtà sì, per le botte che prenderemo, però. Anche di paradiso. Mamma mia, ragazzi, che meraviglia. Comunque l'art direction di questo gioco è qualcosa di semplicemente fuori scala, davvero da togliere il respiro. Guardate che roba. Io, ragazzi, ricorderò sempre come uno dei momenti più alti di tutta la mia carriera videoludica il momento in cui, superato il castello all'inizio di Elden Ring, più o meno all'inizio, dopo qualche ora di gioco in realtà, si raggiunge Liurna e c'è quel promontorio a picco dove si vede il paesaggio aprirsi davanti agli occhi del giocatore e vedi un castello che sembra Hogwarts, vedi dei pinnacoli, delle architetture quasi elleniche, delle montagne, delle foreste lussureggianti, dei laghi, dei fiumi. Cioè, veramente quel momento lì, chi era in live lo sa, è stato per me uno dei momenti dove ho detto cazzo i videogiochi. Cioè, cazzo i videogiochi, ragazzi. Cioè, quanti viaggi, quante vite che abbiamo vissuto. È qualcosa difficile da spiegare a chi non conosce questo medium. Tra l'altro guardate la luna lì, quanto è grande la luna, che ci rimanda naturalmente a Ranni. E addirittura ci sono dei tuoni in lontananza. Mamma mia, ragazzi, che meraviglia. Veramente una delle sensazioni commoventi, da sindrome di Stendhal proprio. Qualcosa di simile a quando con Link ci si avventura fuori dal primo santuario dove si inizia Breath of the Wild e si apre tutta la pianura, tutte le praterie sconfinate. Lì dici, io tutti questi posti posso raggiungerli, perché è questa la figata, è questa la differenza. Cioè, noi, guardate, potremo andare in ognuno di questi luoghi. Cioè, abbiamo proprio l'imbarazzo della scelta e il coraggio dell'avventuriero. Cioè, tutti questi luoghi noi li visiteremo. Anche quelli più inerpicati, per esempio quello lassù, noi lo potremo raggiungere. Che figata. Spettacolare. Ok, dobbiamo solo capire da dove partire. Ovviamente non crediate che non abbia visto lo stronzone in fiamme laggiù in fondo. Lui mi fa molta paura. Non credo sia un amico. Magari invece è un companion, eh? Ce lo portiamo avanti per tutta l'avventura e... Che spettacolo. Cioè, proprio un velo, molto Dragon Age. Sembra quasi un velo nuziale che riveste questo albero d'ombra, però
alcuni rami dorati e che cola un liquido aureo all'interno di quella che sembrerebbe una torre. Non lo so, ragazzi, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Allora, prima di tutto una fava. Io volevo trovare un pezzo di mappa, ma non abbiamo proprio niente. Com'è che... Sì, funzionava così. Ok. Come si mette il segnalino? Non ricordo niente. Quadrato. Ok, va bene. Uno qualsiasi, direi. Mamma mia, però che bello. Come si chiamava torrente? Così. Ok. No, così si scendeva. Tante volte farò questa brutta gag. E per correre più veloce? Aiuto, non mi ricordo i tasti, ragazzi. Cerchio, ok. Ok. Oh cazzo! Oh, calma. Che è? Aia! Merda! Ma non gli faccio niente, ragazzi! Oh, Gesù Cristo! Stai calmo. No, ok, qualcosina gli faccio. Porca miseria! Stai buono! Allora, Domenico, calma. Spara! No! Che male! Felice sanguinamento? Ottimo! Ok. Ricorda chi sei. Bello! Bene. Un ottimo inizio, direi. Porca miseria. Ho sentito che fa male questo DLC. Ho sentito che fa male. E... Ok. Non si era caricata l'erba. Allora, innanzitutto, da dove è spuntato quel maledetto? Ragazzi, sarà dura. Sarà tosta. Materiali frutto di rada. Ok, poi leggiamo. Anzi, leggiamo subito. Frutto di rada. Ah, facilmente reperibile ovunque nel regno dell'ombra. Frutto a bacche che cresce nei prati dei sepolcri spiritici. Quindi ci troviamo nei sepolcri spiritici. Materiale per la creazione di oggetti. Facilmente reperibile in tutto il regno dell'ombra, anche se il suo sapore aspro lo rende incommestibile per gli umani. Ok, quindi non ce lo possiamo pappare. Ah, guardate! È da lassù che è arrivato. Ok, maledetto. Vediamo un po'. No, è già sceso! E Domenico! Non lo stai prendendo manco per il cazzo! L'hai preso pochissimo! Ok. Ciao, ragazzi! Anche queste me le ricordo fighe. Eh sì, però c'è troppo dislivello. Abbiamo già finito. Ok, abbiamo già finito il mana. Ah, però questo scudo aspettate, con calma, ragazzi, ci ripigliamo tutto quello che è nostro. Bisogna solo però avere un po' di pazienza, tanto meno in questi primi episodi. Ah, anche noi infliggiamo sanguinamento, è certo. Chi di sangue ferisce, di sangue perisce, maledetto. Che miseria. 1520 rune? Manco tante, però mi ha ridato una fiala. Ok. Una fiala, sì. Quello è Bloodborne, vabbè, una ampolla. Merda, ragazzi, ma sono tosti. Ma come sono così tosti i mobbetti normali? Come facciamo contro la gente veramente tosta? Vabbè, allora. First things first. Fungo rosso carnoso. Va bene. E ok. Ragazzi, no... quello è Berserk. Molto Berserk. L'albero degli impiccati. Questi? No, calmi. Ok, questi effettivamente sono scarsi, ma ci mancherebbe altro, mi verrebbe da dire. Ok.
Ah, e mi hanno anche dato una fiala di mana. Dai, con sta fiala. Allora, qua cosa abbiamo? Un sacco di gente impiccata. Laggiù c'è uno che sembra grosso. Ok, ok, ok. Molta calma. Ecco qua. La piana dei sepolcri, mappa ottenuta. Ma il segnalino io dove l'avevo messo che è ancora qua? Ho trovato una nuova mappa, piana dei sepolcri, allora. Rimuovi il contrassegno. Vediamo un pochettino di capirci qualcosa. Madonna, che bella la mappa di Elden Ring, ragazzi. Che bella, proprio artisticamente, è stupenda. La mappa più bella che io abbia mai visto in un videogioco, non sto scherzando. E soprattutto in game. Fichissima. Allora, qua abbiamo una pozza, un piccolo stagno. Non chiedetemi perché la mia attenzione sia stata attirata subito da questo, forse perché è una macchietta di colore qua. Sembra che si possa esplorare anche questa parte, ma ci serve l'altro frammento di mappa. Qua c'è un boschetto. Qua sembra esserci qualche tipo di struttura. Forse un villaggetto distrutto, qualcosa del genere. Un ponte. Questo è grosso. Potrebbe essere tipo un castello. Questo è un Legacy Dungeon, per forza, troppo grosso. E quindi probabilmente anche dove di trama dovremo andare. Sappiamo che da Elden Ring i Legacy Dungeon sono poi i luoghi, tranne alcuni opzionali, in cui è necessario passare per proseguire con la storia. Ma anche qua, anche qua c'è parecchia roba. Allora, io prima di tutto, invece che avanzare, arretrerei. Per quanto sono molto curioso di capire che cosa c'è qua e qua. Quindi allora, potremmo fare una roba di questo tipo, ragazzi, seguitemi. Intanto questo avamposto ce lo esploriamo per bene. Dopodiché, da questa parte, andiamo a vedere cosa c'è in questo stagno, non lo so perché mi ha attirato così tanto, probabilmente veramente non c'è motivo. E poi qua sopra facciamo un giro così, ok? Un cerchio, circunnavighiamo quest'area. Vediamo se effettivamente andando avanti anche alla cieca sblocchiamo nuovi pezzi di mappa per la parte a destra di questa porzione di mondo. E qualora non trovassimo nulla, proseguiamo per quest'altura, facciamo questo giro qua. E direi andiamo prima qua e infine da questa parte. Mi ricorderò l'itinerario? Non credo. Allora, Domenico, ti sei scontrato con una creatura cazzuta subito all'inizio? Questa cosa ti ha scoraggiato? Ah, è vero che noi abbiamo anche la lacrima. Sentite, ma so che i puristi non amano, però io il mio doppelganger lo voglio. Guardate che bellini che siamo. Carica! Domenico godeva nel falciare questi poveri inermi insieme alla sua lacrima. Mamma mia, che schifo, ragazzi. Io mi immagino veramente gli integralisti dei Souls. Che cosa fai? Non si gioca così. Me ne prego, ragazzi. Io sto ruolando con difficoltà. E ok. Boom, backstab. Questa roba mi rinfonde coraggio nelle mie capacità. In realtà veramente sto sparando sulla Croce Rossa, perché questi non possono fare praticamente niente, poverini, però oh. Non mi ricordo, la lacrima c'ha un tempo in cui rimane attiva, dopo un po' si dissolve, vero? Non mi accompagna vita naturale durante, peccato, sarebbe bellissimo. Ok, allora, però, manteniamo la concentrazione, vostro onor. Aia! Chi è? Ah, cosa fanno? Lanciano bombette? Pensaci tu, Domenico 2. Bravissimo. Ma sei molto più bravo di me. Ok. Ah, com'è che si faceva quella mossa? Oddio, è vero che posso... Ah, così.
Ok, L2 PR1, grazie Doppelganger Domenico, non me la sarei mai ricordata questa cosa. Ricettario del sommo potentato. O patentato. Allora, inventario. Ok, allora, leggiamo un po' di roba, ragazzi, sapete che questi momenti ci vogliono. Appunti sulle tecniche di creazione stilati dal sommo potentato che viaggiò ovunque nel mondo. Traumatizzato dalle grottesche pratiche del suo villaggio natio, riempiva grossi vasi con oggetti di ogni tipo. Illustrano come creare vaso incendiario grande. Ah, ok, e tra l'altro abbiamo preso un vaso incrinato grande che andrà combato per craftare l'incendiario. Grosso vaso vuoto dotato della misteriosa capacità di autoricomporsi. Essenziale per la creazione di oggetti con vasi incrinati grandi. Perfetto. I materiali e le magie sigillati al suo interno manifesteranno i propri effetti al momento del lancio. Sono prodotti dai sommi potentati del villaggio di Bonnie, che li conservano in una prigione ghiacciata. Il villaggio di Bonnie e la prigione ghiacciata. Chissà se andremo nel villaggio di Bonnie. Potrebbe essere quello che abbiamo visto dalla mappa. Il sommo potentato. Mappa della piana dei sepolcri, tetralanda ricoperta di sepolcri spiritici, la torre spiraleggiante degli araldi del corno, gli araldi del corno, si erge a nord-ovest, mentre l'intera regione è deturpata dalle strazianti ferite della guerra. Qua abbiamo queste cappelle, fungo rosso che cresce nelle terre oscure, la polpa del fungo ricorda la carne cruda e può essere usata per riempire i vasi, ok? Fungo bianco, stessa cosa, scusate un attimo a sto punto. Prendiamoci la comoda. Creazione oggetti. Questo è il vaso incendiario. Ok, e per craftarlo è necessario un fungo e una farfalla ardente. Ah, ma allora possiamo già farcelo. Figo. Però questo è il vaso incendiario della fiamma gigante. Questo è di manto rosso. Abbiamo diverse tipologie di vasi incendiari. Io crafto, ragazzi. Ah, no, no. In effetti, ora che ci penso, mi ricordo che il crafting lo usavo. Quantomeno per crearmi i boli, come si chiamavano? Vabbè, insomma, sì, i boli tampone, esatto, quelli che riducono l'effetto degli status alterati. Quindi non trascuriamo questa meccanica perché potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte. Ma qua è tutto chiuso? Che è sta storia? Let's see. Oh, farfalline. Ah no, piro insetti? Ok. Allora, vorrei essere accurato nell'esplorazione, però... Ma sembra veramente... Boh, un po' chiusa. Aiuto. Che sembra il campanile di Giotto a Firenze. Ok, si potrà esplorare dall'interno. Vediamo. Allora, e qua abbiamo fatto il giro. Ma scusate, ma veramente? Forse si entra dall'altra parte? Opp. Oh, un cane fantasma. È andato. Bene. La lacrima mi sembra che continui a seguirmi, quindi forse, a meno che non lasciamo la zona. Se lasciamo la zona, ovviamente penso che si dissolva. No, ci ho creduto fortissimo. Guardate che meraviglia. Ma ci sono un sacco di cose. Allora, diciamoci la verità, ragazzi. L'effetto iniziale che può sortire Elden Ring ansia, paura, almeno a me un po' la crea, non tanto paura di prendere botte, quella c'è sempre, ci siamo abituati, ma paura di perdersi cose, paura che il gioco possa essere effettivamente troppo dispersivo, non sapere dove andare, questa sensazione proprio di essere completamente spiazzati, che comunque è la sensazione che dovrebbe assalire il viaggiatore che si ritrova nelle nuove terre sconosciute, quindi più che normale, però davvero all'inizio è straniante perché non si ha una meta precisa, non si sa come proseguire. Lì c'è un tizio bianco che forse è un amico, vero? Sei un amico, con dei funghi che gli crescono intorno. Ah, ma guardate che stile. Lui è
Proprio un teschio con una bandana in testa. Se ne sta andando la lacrima. Sì, lo so. Che cosa? Il tuo risentimento che permane sarà la materia grezza da cui invocherò una maledizione. Sulla testa del perfido Mesmer? Sulla prole di Marika? Ragazzi, io non so chi è Mesmer, abbiate pazienza. So che è un personaggio importante, so che è l'action figure contenuta all'interno della Collector Edition di Shadow of the Heartree, però veramente non so chi sia, mi spiace. Inizia con la M, anche qui perdonate veramente l'ignoranza completa, ma so che le iniziali dei personaggi ci aiutano a capire la loro genealogia, la loro provenienza. Quindi Marika aveva Michella, Malenia, forse anche Mesner a sto punto, messa con Radagon, aveva Rikard, cioè più o meno funziona così, però non so chi sia Mesmer, immagino lo scopriremo in questo DLC, forse si scopriva già nel gioco base, sono informazioni che mi sono fumato o che non mi ricordo, ma vi ricordo appunto che Domenico non sa nulla. Sì, lo so, il tuo risentimento permane, sarà materia grezza, ok, quindi questo ce l'ha con Mesmer e con la prole di Marika. Quindi Mesmer sì, è prole di Marika, è figlio di Marika e Radagon, probabilmente. O Marika era stata con qualcun altro, perché Marika in realtà ha avuto come sposo anche Godfrey. Godfrey si chiamava così? Io, Godfrey? Oddio. Vabbè ragazzi, ma perché mi incespico? Mi voglio e vi voglio fare del male a provare a ricordarmi la lore, solo perché ho letto due robe prima di iniziare il DLC. Non ha senso, giochiamocela così e poi se ci arriveremo tanto meglio. Ma io voglio salire qua sopra, c'è anche un cristiano con un drop. Che cacchio faccio? Non è possibile. Mi sono perso in chiacchiere come sempre. Aspettate. Sì. No! Allora. C'è il frutto di Rada. C'è qualcosa che non sto vedendo. Sembra tutto chiuso. Sentite. Amali Extreme. Oh, ma... Di qua. Runa del Regno dell'Ombra. Quindi ci sono delle rune specifiche per questa zona del DLC. Ok. Ah, ecco come si entrava. Perfetto. Va bene. Mi ero effettivamente fumato un passaggio. Bisogna essere più guardinghi. Ok, la lacrima c'è sempre, quindi in realtà stava svanendo perché ci stavamo allontanando dall'area in cui è possibile evocarla, che è questa. Ok, stiamo salendo, andiamo verso il campanile di Giotto. Possiamo salire ancora però, aspettate un po'. Ragazzi, il platforming è importante in questo gioco, eh. A parte che lì c'è un altro drop. Ma... vediamo. Oh yes. No. Allora, però aspettate. Le cose viste dall'alto fanno meno paura. Cheat di Sergio Leone. Com'è che me la fanno ancora di più invece? Quel gigante va capito e va affrontato. Non oggi, non in questo episodio. Che bello però, madonna. Sapete che veramente mi sta emozionando. Al di là della cazzoneria. È veramente bellissimo. Cioè, proprio questa sensazione è bella. La sensazione di avere... Oh no. Di avere un drop sospeso e buggato che non posso prendere. Queste erano rune, tanto. I teschi contengono sempre rune, pazienza. No, dicevo, la sensazione di trovarsi davanti a un mondo che non si conosce ma che potremo totalmente esplorare. Cioè, è così che si fanno gli open world. Ne abbiamo già discusso di questa cosa. Sapete quanto io in realtà abbia un rapporto di odi e tamo verso questo genere di produzioni che ormai ha preso il sopravvento nell'industria. Ormai i giochi sono tutti open world. Però la maggior parte sono open world estremamente mediocri, che non ti danno veramente la sensazione di ambientarti in un nuovo mondo. Ma
semplicemente di trovarti all'interno di un gigantesco set pieno di icone, punticini, iperdispersivo e così via. Qua il tipo di dispersione di cui vi parlavo prima è diverso. Questa è proprio sensazione di smarrimento, ma una sensazione bella, vera, autentica. Stupendo. Ok, sapete, a parte che anche lì c'è un altro drop, ma forse possiamo pure salire lì sopra. Allora, qua però, secondo me c'è il nostro premio per essere arrivati fino in cima. Oppure c'è una boss fight. No, c'è un premio, c'è un premio. Ah, attenzione agli scrigni, eh. In Elden Ring fanno brutte cose, tipo teletrasportarci in zone avanzatissime dove prendiamo botte. E questo potrebbe essere uno di quelli. Un Mimic Wormhole, no, ok. Lama della pietà. Non è un'arma, però sembra un oggetto chiave. Inventario. Lama della pietà. Ah, un amuleto. Aumenta la potenza d'attacco dopo ogni colpo critico. Si parte in tromba, signori. Fico. Pugnale sottile insanguinato. Appare ormai inutilizzabile. Aumenta la potenza d'attacco dopo ogni colpo critico. Gli araldi del corno lo usavano per porre fine alle sofferenze dei compatrioti. Di nuovo questi araldi del corno. Dopo aver spezzato innumerevoli vite, questo pugnale è ormai inservibile, ma ha acquisito un'aura spettrale. Bello! Però, devo mettermelo al posto di qualcos'altro. Aumenta ampiamente il carico equipaggiamento massimo, l'arsenale del grande vaso. Allora, capiamo subito. Se io mi rimuovo questo, sarò in mid roll o in fat roll? Vediamo un attimo. Incrementa ampiamente la resistenza ai danni sacri. No, ok, leviamo questo. Aumenta l'intelligenza fondamentale, la resistenza ai danni fisici fondamentale. Ok. At this point ci mettiamo questa, la lama della pietà. Non è male, eh? Non è male. Aumentare la potenza dopo ogni colpo critico. Non dopo un colpo critico, dopo ogni colpo critico. Forse è la stessa cosa e mi sto semplicemente facendo un viaggio. Allora, qui c'è la torre. Il campanile di Giotto, l'abbiamo ribattezzato. Qua dietro ci siamo già stati. Ok, allora, non mi sembra ci sia altro da fare. Vediamo un attimo, eh. Non posso salire qua su, eh. Sarà un'entrata sotto. Allora. Oh no! Ok, va bene lo stesso. Questo cos'è? Ah, dardo d'osso. Questa roba che non useremo mai. Torrent. Secondo me abbiamo fatto. Questo è solo ornamentale? Probabilmente sì. Ok. Ok, 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 ok. Allora, dicevamo, di qua. Però cacchio, lì è proprio la zona presieduta dal gigante. No, forse il gigante è un pochettino più avanti. Qua abbiamo fatto le rovine arse. Sentite. Vediamo un pochettino cosa c'è qua. Guardate che lì si fa del platforming. Questo è più forte degli altri. O no? Questo... Ah, questo è un maledetto caster pure lui. Ok. Allora, qua con Torrent si atterra. Non si scala. Si atterra. Scusate. Ossa sottili di animale, ma poverini, non se lo meritano veramente. Ah, no, si scala pure. Si scala pure. Non lo so, ragazzi. Ho detto che avevo un programma. Ci ho messo 2 secondi a tradirlo. No, no, però forse non si scala così bene. Sapete che? Not as intended, secondo me. Quindi, ok. Allora, vediamo se vicino a quest'altro albero dell'impiccato c'è un altro tizio che vuole chiacchierare con noi. Questi sono tutto sommato inoffensivi.
Ok. Allora. E dai, ho sbagliato tasto, non volevo scendere, però pazienza. Guardate il cielo! Ma che meraviglia, cioè è un quadro, eh. È un quadro, guardate l'uso del colore, cioè anche a livello cromatico è impressionante questo titolo. Sembra di stare immersi all'interno di una tela. Bellissimo. Ok. Direi che non ci sono tizi vicino a quest'albero. Sì, sì, sta imbrunendo. Se già il gioco e tutti i giochi di From Software sono crepuscolari, ragazzi, Elden Ring forse è il più crepuscolare di tutti. Proprio per un discorso di art direction e di estetica, banalmente. Perché anche Dark Souls è bello crepuscolare. Bloodborne no, meno. Ma pure qua! Aspetta! Ah, no, no, qua... Ok, qua c'è della grande esplorazione. Quella sembra una chiesa? Appare più gotica forse rispetto a quelle di Marika che vedevamo nel gioco, la casca. Ma ragazzi, ma guardate che meraviglia, cazzo! Ma guardate che roba! Siamo tornati. Siamo veramente tornati in ballo. Cioè... Ho fatto il cazzone ma sono senza parole adesso. Veramente è stupendo. Quelle montagne che ricordano un po' il monte Gelmir, no? Così a guzze. Che bello. Che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Che belli videogiochi. Raga, cioè, ma davvero c'è gente che ancora non lo capisce? Allora. Meraviglioso. Veramente meraviglioso. Stavolta voglio scendere di proposito perché mi aveva subito intrigato questa creatura. Che forse è morta? Ah, ma una statua? Ok. È una statua decapitata di un gigante. Comunque le proporzioni non sono naturalmente quelle di un cristiano. Benedizione delle ceneri di spirito venerate. Le ceneri di spirito venerate sono disseminate nel regno dell'ombra. Consumale nei luoghi di grazia per rafforzare la tua benedizione delle ceneri di spirito venerate. La benedizione delle, delle ceneri di spirito venerate rafforza le capacità offensive e difensive del destriero fantasma e degli spiriti evocati, quindi della nostra lacrima, e di Torrent. Torrent effettivamente è un'evocazione, eh? Esattamente come la lacrima. Ma non ha effetto al di fuori del regno dell'ombra. Fico, ok, ok. In realtà avevo letto di questa cosa nelle varie anteprime, che per bilanciare la difficoltà di questo DLC attraverso queste ceneri avremmo potuto aumentare la parametria di alcune statistiche del personaggio, quindi la capacità di difendersi, di aumentare la forza d'attacco. Sono effettivamente buff passivi permanenti finché si rimane all'interno del DLC. Al di fuori, avete letto, non funzionano. Questo forse è un po' quello più inutile che abbiamo trovato, perché ok, cioè bella per la lacrima, però preferivo qualcosa per Domenico in self. E, vorrei leggere la descrizione, grazie. Consuma le nuove... ok. Cene di spirito infuse di una potente spiritualità, ottenibili dai cadaveri degli araldi del corno, quindi il tizio che abbiamo beccato adesso era un cadavere, non era una statua, anche se sembrava pietrificato, ed era un araldo del corno, ed altri oggetti rituali che decorano città e villaggi nel regno dell'ombra. Consuma nei luoghi di grazia per rafforzare la tua benedizione delle ceneri di spirito venerate. La benedizione delle ceneri di spirito venerate rafforza le capacità offensive e difensive del destriero fantasma e degli spiriti evocati, ma non è effetto al di fuori del regno dell'ombra. Ok. I corpi avvizziti erano considerati numi tutelari, e si pensava che sui palmi delle loro mani si accumulassero delicatamente le ceneri di spirito. Che bello, anche il folklore, quest'epica, queste ritualità. È da rigiocare, per me è da rigiocare Elden Ring, ed è possibile che lo faccia alla fine di questo DLC, perché per quanto io abbia detto che è una cosa divertente che non farò mai più, perché è impegnativa come esperienza, ragazzi, ho visto il counter, siamo oltre le 250 ore. Se vuoi fare tutto bene, come abbiamo fatto durante le nostre live, sono molto soddisfatto di quella serie e del completismo effettuato. È però una figata, cioè però un'esperienza da vivere. Non avrei detto da vivere due volte, ma vi dirò, mi sto titillando all'idea. Ok,
allora lo stagno. Domenico, ma colpa mia, ragazzi. L3 di solito è il tasto per smontare nei giochi. Qua. Cioè, scusate. Sì, è il tasto non per smontare, per cavalcare più in fretta, per trottare. E qua invece è per smontare, quindi. Farò ancora questa gag per un po', le rovine arse. Queste lapidi trasparenti, qual è il loro significato? Urca, qua c'è un altro stronzo. Lo affronto perché devo skillarmi. Ah, è diverso? Aspettate, c'era il modo anche esatto per stare accucciati. Cos'è questa roba? Ma che cacchio è? È un animale? È una creatura? Non è uno stronzo come quello di prima che ci ha attaccato all'inizio. Ah, ok, è debole. Ma cos'è uno strutto? Ah, peccato, avrei voluto vederlo meglio. Comunque il gioco è generoso di ampolle per ora, eh? Ce ne stanno dando a pacchi. Ogni volta che sconfiggiamo un nemico praticamente veniamo rifillati. Ok. Opp. E quelli? Ma che è? Vermi? Sta venendo la notte. Cavolo, sta tramontando. Di notte ci sono mostri più nemici, non mi ricordo. Sì, mostri più nemici, ragazzi. Non riesco a parlare, guardate lì. Due ne abbiamo. Sono mostri più feroci, volevo dire, ovviamente. Vai Dom. Easy peasy, lemon squeezy. Beccatele. Queste meteoriti. Vieni qua. Ok. Calmo. Mi sembrano degli struzzi volanti, però. Questa roba? Questo sembra Miyazaki, l'altro, però. Sembrano creature da studio Ghibli. Fammele vedere meglio. Ma sono bellissimi! Faranno un male cane, ma sono bellissimi! Oddio. Hanno le manine. Oh no, si sono triggerati tutti! Lo sapevo che questa cosa non dovevo farla. E inizia a piovere. Urca miseria. Sono connessi. Oh, cosa? Ok. Si sono striggerati. Non ho visto quanto davano a livello di rune, non penso valga la pena sconfiggerli, affrontarli tutti, potrebbe anzi essere veramente una mossa stupida, per cui il pavido Domenico si limiterà ad aggirarli. Questa è una statua? Quindi veneravano queste creature? O veneravano, hanno deciso in qualche modo di onorarle scolpendole. Ok. Ne prendiamo atto. Forse rappresentano qualcosa. E qua? Mappa. Ok, ci stiamo avvicinando effettivamente al laghetto. Ok, perfetto. Questa è una statua di Marika. Senza braccia, sì, è lei, è Marika. Marika Yane. E... mausoleo ignoto. Oh no. Una boss fight. Ok. Potrebbe essere la degna conclusione di questo episodio? Devo dirlo. Il laghetto lo vediamo nella prossima puntata. Vediamo un po'. Ho paura. Attraversa la foschia. Cavaliere della galera solitaria. E non posso evocare. Allora, calmi. Tu hai una balestra e una spada. Io ho una spada. Tu mi fai più male. Molto più male. Decisamente più male. Ok. Vai. Dom. Ora. Merda, è forte. Aia. Christian! È fortissimo. Allora. Calma. Calvadom! Ok. Sfogati. No! Ai, signor.
Ok. Statua di Marika. Ok. Provvidenziale la statua di Marika qua. Va bene, ragazzi. Non mi sembra comunque insormontabile, eh. Madonna, peccato per questo caricamento così in ritardo. Allora, adesso lo giochiamo bene. Devo riprendere dimestichezza, ragazzi, con tutto. Lui, secondo me, è un buon tutorial per poterlo fare. Porca vacca! Ma quanto togli? No. Via, ora. Mentre carica. Buona finestra. Troppo avido? Sì. Ok. Bastardo! Attacco in salto! Non me l'aspettavo. Non l'avevo considerato. Christian, ma quanta cacchio di vita tolgono i ragazzi qua? Ma eravamo di livello 166! Oh Gesù, ragazzi! Porca miseria! Porca di una porca! Porcaccia loca! Signori, ma che è? Dai! Cioè, non è possibile! Io gli do il benvenuto così. Peccato che l'ho noccato dopo. Ma veramente? Ok, sapete, se sarà una serie, potrebbe essere ricca di taglie, perché quando non si è live non fa così ridere. Morire così tanto. Aiuto! No, ce la voglio fare, dai. Per forza. Ma non le ho perse le rune, vero? No, raga, ho perso 100.000 rune. Sono un deficiente. Perché non mi ricordavo che le rune in questo gioco fanno riprese, se no non si sale di livello. Ragazzi, sono non freddo, di più, sono proprio completamente... Sto giocando come un ragazzino. Cosa cazzo gli faccio? Ok, ragazzi. Non ci siamo per niente. Oh, merda. Non va bene. Forse non mi ci devo impuntare così tanto, ma... Io vorrei batterlo. Di fiale ne abbiamo, per carità di Dio. Di ampolle. Allora, calma. Sono un po' in imbarazzo. Ultimo try. Nel caso si prosegue e prendiamo dimestichezza. Questo ragazzo lo affrontiamo un'altra volta, perché ok che è un buon apprendimento, ma guardate anche con lo scudo quanto mi leva, nonostante io stia parando. Potrei non avere il set giusto, potrei non avere nulla di giusto. Fa troppo male, ragazzi. Me lo sogno di farmi il ferri. Si può sicuramente farlo. Non mi ricordo neanche come si cammina tra un po'. Palle. Ok. 100.000 anime perse. 4 sconfitte da un boss che non è neanche opzionale. Forse 5 sconfitte, è più che opzionale.
Siamo tornati su Elden Ring e sono cazzi, sono veramente amari, 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 amari. Quindi, ragazzi, io voglio insistere. Devo riprendere la mano. Domenico è troppo tempo che non impugnava un'arma. La tecnica del vigliacco deve riuscire a padroneggiarla come un tempo, sfruttando qualsiasi gimmick, tecnica, subdola per riuscire ad avere la meglio su nemici anche così ostici, perché l'ha già fatto. Deve solo sgranchirsi le ossa, aiuto, riprendere un po' la mano. E poi che il Signore ce la mandi in buona. Ma è pure un senza Dio, quindi potremo contare solo sulle nostre forze, sulle nostre skills, e sperare che la curva di riapprendimento non sia troppo ripida. Alla prossima, signori. Ciao ciao.